terza e ultima fase richiede interpretazione complessiva e approfondimenti, richiede alla studente di compiere un'operazione più complessa. Leggiamo la consegna. Le tematiche della fanciullezza, della memoria, della comunione con la natura si fondono nella poesia, accentuate da sapienti scelte stilistiche. Riflettendo su questa lirica, commenta nell'insieme il testo dal punto di vista del contenuto e della forma. Quindi si chiede nella prima parte di commentare il testo dal punto di vista del contenuto e della forma. Ovviamente per far questo lo studente può riprendere, modificandole opportunamente, le riflessioni scaturite dall'analisi del testo. Si chiede poi di compiere un altro passo, di approfondire l'interpretazione complessiva del testo, della poesia, con opportuni collegamenti ad altri testi di Quasimodo o a testi di altri autori del Novecento. Quindi l'interpretazione complessiva e gli approfondimenti comportano due operazioni: da una parte un commento più generale al testo, che può anche avvalersi delle riflessioni scaturite dall'analisi del testo, e poi un approfondimento, cioè una contestualizzazione. I temi affrontati da Quasimodo in questa poesia ricorrono in altre sue opere o in altri testi di autori del Novecento? Qui lo studente dovrà soffermarsi diffusamente e scrivere almeno 3-4 colonne di foglio protocollo nel contesto delle 6 ore dell'esame di Stato.